I concorrenti del Grande Fratello 2018 non sono ancora riusciti a metabolizzare l'uscita di Bai ed Ame dalla casa di Cinecittà. Il concorrente è stato squalificato in seguito alla violenta lite con Aida Nizar che ha spinto lì. Autori del reality e la conduttrice Barbara D'Urso a prendere una durissima posizione nei suoi confronti. Trascorsa qualche ora dal momento più difficile della serata, alcuni tra i GFini mostrano di essere ancora sotto pressione. Mentre Lucia Orlando piange in giardino, a consolarla è stato Danilo Avvino che ne ha approfittato per tessere le lodi dell'amico. Tante cose le abbiamo visto tutti, anche se adesso cerco di dissimulare. Qui, anche se non siamo amici, se qualcuno sbaglia lo faccio presente. Invece, qui sono tutti sotto traccia, fanno il loro gioco. Con Bai non era così. Lui diceva la verità. Lucia è la concorrente che ha preso in maniera peggiore la squalifica di Bai ed Ame. Quando Barbara D'Urso lo ha invitato a lasciare la casa, l'amica si è lasciata andare a un pianto inconsolabile. È stata lei ad accompagnarlo fino alla porta, dispiaciuta di doverlo salutare a sole. Due settimane dall'inizio di questa avventura all'interno della casa più spiata d'Italia. Ancora oggi, trascorse diverse ore da quel momento, non è riuscita a mitigare la tristezza. La squalifica di Bai ed Ame di Bai ed Ame di è stato squalificato in seguito a quanto accaduto nel corso dell'ultima settimana al Grande Fratello 2018. L'ingresso nella casa di Aida Nizar, provocatrice d'eccellenza, ha fatto uscire un lato che è stato mal giudicato dal pubblico a casa. Sono stati proprio gli spettatori, sui social, a chiedere a gran voce la sua espulsione dal gioco, squalifica che si è consumata in diretta nel corso della terza puntata del reality.